Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Abbiamo lasciato col servizio andato in onda ieri sulle Iene con le considerazioni del nostro Mirko Caffaro. Dite anche la vostra allo 080 501 9998. Insomma, il servizio fa passare il popolo barese come un popolo di Di creduloni creduloni. romantici, Sì, come diceva sì. De Gregori. Ma vabbè, discorso lungo, insomma, dico solo la mia, ma è molto brevemente, un discorso antropologico, culturale, andrebbe visto a ritroso. Vedevo quei commenti del popolo barese, ecco, quando dicono noi abbiamo San Nicola, noi abbiamo la cattedrale, è ovvio che poi uno che sente quelle risposte, peraltro simpatiche, ci mancherebbe, chiaro che poi viene attirato da... cioè, voglio dire, in un contesto, per esempio, di Bologna, ho dei dubbi che l'omologo personaggio barese seduto alla panchia del San Ferdinando bolognese possa rispondere: ma noi abbiamo San Petronio, ma noi abbiamo la cattedrale. Voglio dire, fatte le debite proporzioni. Ecco perché noi, insomma, ci esponiamo molto al pubblico lubidrio, capisci quello che voglio dire? È una serie culturale. Comunque, diciamo che anche come Cassano, per esempio, che noi passiamo per Bari Vecchiani, tra virgolette, orgogliosamente, ma Bari Vecchiani visti sotto altre chiavi a causa di Cassano. E quindi è tutto un fenomeno. Vabbè, lasciamo C'è un amico perdere. in linea, pronto? Buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Michele. Ciao Michele, ciao. Buonasera, Michele. Senta, dopo un paio di mesi che ho tentato sempre di chiamare, ma la linea non veniva mai, grazie a oggi che ho avuto questa benedetta linea. Sì. Vorrei dire solamente una cosa, ma il signor Mattarrese, che qui sono della famiglia dei signori, Sì. non si sono visti, per essere sinceri, in giro da questa gente qua. Qui ci sono dei politici in mezzo che vogliono che la famiglia Mattarrese deve sparire sulla città di Bari. Non Beh, ce l'ha però no. capita ancora Cattivo. Mattarelli, Non questa cosa. esageriamo però Michele con queste Ci sono dei politici che vogliono che Mattarelli Michele, tu sai sparisca. che questa trasmissione non è aperta a considerazioni politiche perché la politica non ci interessa in questo contesto. Quindi io credo che sia giusto mantenere un certo equilibrio nelle considerazioni. Non credo che ci sono certi politici che vogliano far sparire perché è un termine troppo forte. Lasciamo comunque sono discorsi che a noi non interessano in questa Vabbè, trasmissione, lo so che non Michele. interessa, però Parliamo di calcio, parliamo di di Barton, calcio, dei risvolti sociali, di quello io sostengo che la famiglia Mattarrese il Bari lo porterà avanti per che. sempre. Va bene, questa è una considerazione plausibile. Va bene, Michele. Grazie, grazie per il tuo intervento. 080 501 9998 per le vostre C'è telefonate, da sì. dire solo, in effetti, facendo seguito alla telefonata, che in effetti c'è qualche dubbio, perché io eravamo insieme all'aeroporto, se non Sì. sbaglio, ti ricordi? Noi abbiamo visto di persona il dottor Veneziani, insomma, andare a prendere fin sotto la scaletta il Barton. E insomma, un dottor Veneziani che io so, persona di una pulizia, di un'eccellenza unica, insomma, Sì. così come anche l'entourage di Mattarese, cioè, come dire, spingersi fino alla scaletta avrà pure un significato, in effetti, se ci pensi bene, se ci riflettiamo. Cioè, io non ho visto Po' il tappeto rosso, no? esatto, non ho Al, visto il sì. Veneziani da Cohen e da quell'altro, come si chiamano, Vedeo, sì. Vedeo, non ho visto il Veneziani a quello del Real Madrid, quell'altro a Sans, sì. Sanz, non ho visto il Veneziani a Cazzaniga, Sì. e l'ho visto, l'abbiamo visto insieme. Quindi, prego. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì. Eccoci Basta! Eccolo lì, qua. mi mancava. Sì. Basta! Mi hanno rotto le scatole queste trasmissioni. Squallide, Mediaset, Rai Ah, ecco, meno male, co e pensavo. compagnia bella. Beh, le Iene comunque una bella Basta con trasmissione, dai. le Iene, il processo del Biscolo Rosso, altre trasmissioni strane, va bene. Basta con quella porcona Ehi, della aspetta, moglie vabbè, di Totti. esagerare, questo non è che, come dire, può essere uno spazio franco dove si può dire tutto, Basta con questi giocatori dalla doppia vita, miliardari viziati. Basta con Guberti, andasse all'Atalanta. Basta, ribadisco ancora una volta, basta con Daniele Vantaggiato. Va bene, ok. Doveva fare il pornostar, Vabbè, questa secondo me. è una tua considerazione, va bene. È un chiodo fisso, va bene. È finito? È di Ok. Natale. Va bene. Basta con Marcello Lippi. Va È bene. lui che ha stufato gli italiani. Per non parlare di quel recchio di gomma di Giancarlo Abete. Va bene. Basta! Recchia di come mi piace, dai. Basta con quella talpa di Pasquale Zaffarelli. Va bene, va Basta con bene. le amanti di Leonardo No, ma Gaudio. che le amare di Leonardo Basta Gaudio? È con una i persona. capelli bianchi di Enzo Foglianese.
Va bene, va Basta bene. con la fidanzata di Michi Deruvo. Vabbè, E basta. basta con lo sceriffo, preferiscono un sindaco donna. Va bene, ok, grazie. Va bene. Oggi davvero tanta roba da parte del signor Basta, però su occhio perché C'è un non limite a ci si può tutto. permettere nel caso della moglie di Totti di dire certe cose, anche perché come dire, non ce ne sono assolutamente delle prove, poi ognuno di noi è libero di fare quello che meglio crede. Agli atti rimane che la moglie di Totti è una donna felicemente sposata con un grande calciatore e anche madre di alcuni bambini, quindi insomma direi, come dicono a Bari, di andare dolce al nostro amico signor Basta in Assolutamente certi d'accordo. casi. Per le altre cose, ok, promosso su tutti i fronti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio. Ciao Antonio, Buongiorno, ciao. saluto l'ospite. Ciao, Ciao. buongiorno. Niente, io ieri ho visto che è una trasmissione bellissima quella delle ieri, fa Molto ridere, bella, sì, a me piace simpatica, molto, sì. però a riguardo Bari hanno superato tutte le righe perché sono andati oltre, diciamo, nel servizio di Zimbabwe. Sì. Non è che noi vogliamo, noi non siamo molto presunti, perché la gente che è stata intervistata non è gente professionista, non è gente quella che si vede a Bari. Beh, guarda, hanno fatto un sondaggio in Purtroppo è la centro gente dove uno ha tirato in comune. ballo anche, peraltro, anche le donne di Bari, definendo in un certo modo la vicenda dell'escort. Non deve far pensare che, come dire, le donne barese siano tutte uguali, altrimenti è la fine, insomma. Anzi, io credo che purtroppo i baresi dovrebbero chiedere quasi un risarcimento danni a queste escort, perché sembravano tutte Vero. baresi quelle che erano da Berlusconi. Quindi, però ci Sì, sono davvero tanti, come dire, come davvero una parola a appunto hanno sostegno delle saputo donne anche baresi, sì. intervistare delle persone che per loro, nella critica che riguardando Timbato, per loro andavano proprio Beh, è un diciamo, a servizio tappeto, costruito su misura, insomma, costruito dai. proprio anche nei servizi diciamo, delle interviste delle persone, Certo. perché altre persone non si prendevano, diciamo, non Certo. si fossero prese in giro. Io volevo fare questa lezione, sono andate altre anche per il discorso anche della Chiesa cattolica. Io questa cosa, Renzo, credimi, non la condivido proprio, è una cosa proprio non tollerabile, perché è molto offensiva per la Chiesa cattolica andare a Bari per un discorso di Timbato, andare in chiesa, confessarsi e diciamo, andare oltre questa religione. Questo proprio non lo condivido. Si parla sulle risate, si parla di Timbato, ma sulla Chiesa, guarda, credimi, è stata una cosa molto offensiva, Questo è io il limite penso. purtroppo di certa satira che va molto oltre il dovuto. È A vero. volte sotto l'etichetta ci si nasconde dietro l'etichetta della satira per fare ciò che si vuole. Per me è inammissibile, Certo, francamente. Cioè, certo, la certo. satira va fatta con eleganza, ma non deve essere, come dire, un'invasione di campo continua. Grazie per Vero. il tuo intervento, Antonio. 085019998, qualche considerazione No, nulla, da nel senso Massimo che Ramosi? quando uno poi tende, tornando al fatto di Burton, delle Iene, quando uno decide di prendere di mira una situazione, un contesto, non credo che badi molto alle chiese o a situazioni un po' tutelate, ecco, complice, ripeto, anche il contesto sociale. Tutto qua. È qui. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Saluto Buongiorno. Massimo. Ciao Massimo, sono Ciao, buongiorno. Pierino, tuo amico di liceo, primi anni di liceo, ti ricordi? Va Sì, bene. vabbè, Devi ok. dire sì, sennò Sì, sembra che sia scusami, andato 50 anni no, fa in liceo, sì, insomma. comunque Scusami. ti saluto e ti porgo la mia solidarietà per quello che ti è Ti capitato. ringrazio molto, Piero. Credimi, non sei l'unico, non lo dico per autocelebrarmi, ma anzi colgo l'occasione per ringraziare tutta la gente, tutto il tessuto sociale e civile di Bari che insomma mi ha mostrato Anche solidarietà. perché ti conosco, sei una persona correttissima, ti conosco da tanto Ah, tempo. io Ti credo che, ringrazio io molto. credo che io conosco molto bene i gestori del sito, ragazzi splendidi, ragazzi, però purtroppo il giocattolo non deve sfuggire di mano in certe occasioni. Se il giocattolo deve essere bello, ma anche un po' un filo controllato di più, non è ammissibile, non è che perché si scrive su un sito è possibile scrivere qualsiasi cosa su un soggetto, solo perché si è nascosti. Come dire, basterebbe molto, molto poco, a mio avviso, perché quel sito è molto bello, è un sito Certo. frequentatissimo. Credo che pochi siti in Italia di tifosi siano così frequentati, però insomma, un po' d'attenzione. È Se un vuoi po' di concludere, Pierino. rispetto anche perché ci mettiamo no nome e cognome, insomma, ecco, non voglio, ripeto, autocelebrarmi, però noi almeno ci mettiamo la faccia, nome e cognome, scusami Pino, Piero, Pino, C'è Pierino, sì, Piero. ancora in linea? Però la vostra Sì, posizione, scusami. la tua posizione sul programma di ieri, perché io l'ho visto come uno spaccato della una parte
della tifoseria del popolo barese. Sappiamo tutti che ci sono altri che pensano in un'altra maniera. Quello è stato uno spaccato, così come ci sono stati altri servizi dopo che parlavano dei giovani in discoteca che si drogavano. Io so che non tutti i giovani si drogano, certo, quando vanno in discoteca. Quindi bisogna prendere questi servizi con questa, diciamo, impostazione, perché sennò si limita anche la capacità di comunicare dei fatti che comunque sono anche oggettivi. Perché quanta gente è andata all'aeroporto a osannare Tim Burton e così? Beh, 2.000 baresi su 350.000 baresi, quella, insomma. Quello strato di gente che esiste a Bari, non possiamo negarlo. Così come esiste anche, purtroppo, eminamento, certa chiesa che fa anche quelle cose. Ma lo sappiamo che non tutta la chiesa è così. Anzi, è una minoranza, è una strettissima minoranza. Grazie, quindi, Perino, grazie per le tue considerazioni. Ci fermiamo ancora per qualche istante, poi torniamo insieme. Abbiamo nell'ultima parte anche l'intervista rilasciata poco fa dal difensore del Bari, Andrea Masiello. Fra poco.